Ciao a tutti ragazzi da Iron Farm, ben ritrovati in questo nuovo video. Nuovo video per quanto riguarda la presentazione del pack Fruit Package Designer. Pensavo di aver finito per quanto riguarda presentazioni su questo pack, però più di qualcuno mi ha richiesto la presentazione per fare il pane, per fare i liquori, e allora mi sono detto vabbè, facciamo le nuove presentazioni anche delle ultime cose che è possibile fare con questo pack. Evidentemente non sono poi così intuitive come sembrano intuitive a me. Ci sono due o tre cosine da sapere, nel senso che bisogna solo provare i vari mezzi che servono, però non è niente di spettacolare. Pensavo che l'antifona si fosse capita, che insomma bastava un attimo guardare e mettersi lì al limite con Google Traduttore se uno non capiva qualcosa, però vabbè, non importa, vi faccio la presentazione, tanto poco mi costa. Allora, per fare il pane occorre posizionare il mulino, che lo troviamo in categoria ovviamente mod tra gli oggetti posizionabili, e tra i vari oggetti del pack trovate appunto il mulino, che se lo trovo ve lo faccio vedere. Troppe cose c'è sto pack, eccolo qua, il mill sarebbe il mulino. Abbiamo posizionato anche il panificio, che si chiama appunto bakery, che ce l'abbiamo lì di fianco, e anche il punto vendita per andare a vendere il pane, che è questo qua, il grocery store si chiama, non so come si pronunci, comunque ve lo leggo come è scritto. E questo qua invece serve solo per vendere frutta e verdura. Allora, il panificio è, il mulino è questo, come avete potuto vedere, il panificio l'abbiamo messo qui, che durante la presentazione andiamo a vedere come funziona, mentre il punto vendita per il pane l'abbiamo messo di qua vicino al supermercato. Allora, cominciamo subito, se riusciamo ad uscire dalla giungla. Mettiamo in moto il nostro bel John John, che è stato protagonista dell'ultima presentazione. Tutti quanti mi avete chiesto il link, quindi vi ho dato il vostro bel link. Abbasso un attimo il volume in cuffia perché se no mi spacco i timpani. Perfetto. Allora, per andare a produrre farina, apriamoci un attimo il menu F1. Occorre scaricare all'interno del mulino frumento, orzo e mais. Schiumatemi, come mai che non mi fa scaricare. Allora, apriamoci gli UD così capisco un attimo qual è il problema. Frumento, eccolo qua. Non riuscivo a mettermi nel punto giusto, evidentemente non sentiva bene il trigger. Una volta scaricato il frumento, mettiamo tutto qua, lasciamo qua in disordine. Passiamo direttamente all'ordo, dovrebbe essere, sì. Qui come al solito è una questione di ci va più tempo a fare tutti i vari passaggi che a spiegare nella realtà dei fatti come funziona la mod. Comunque eccolo qua, punto di scarico, quindi l'ordo l'abbiamo messo, il frumento l'abbiamo messo, ora ci manca solo il mais, e per quanto riguarda il mulino siamo a posto. Ok, perfetto, allora ci siamo. Stiamo per scaricare anche il mais, che è l'ultimo, diciamo, dei tre prodotti che serve al mulino, in quanto il mulino produce tre tipi di farine con la quale poi si andranno a produrre appunto tre tipi di pani diversi. Ora che abbiamo rifornito il mulino dei tre cereali di cui ha bisogno, l'unica cosa che ci resta da fare è mandare avanti un pochino il tempo per far produrre al mulino la farina che serve. Quindi spariamo un attimo avanti il tempo. Aspettate che mi trovo un attimo qui i tasti. Eccoli qua, vedete che andando avanti col tempo viene prodotta la farina. Vediamo se c'è ancora roba dentro, sì. Perfetto, andiamo, andiamo, andiamo.
La produzione si è fermata, andiamo avanti a domani, ora dovrebbe riprendere. Pensavo ne producesse di più, ma abbiamo finito i cereali, comunque dovrebbe essere più che sufficiente per farvi vedere la produzione del pane. Per andare a caricare la farina occorre, andando in categoria mod, acquistate nella categoria camion, questo furgoncino qua che ha bisogno di un cassoncino ulteriore per riuscire a caricare, che lo trovate in varie e ne avete due. Come potete vedere, questo con la scritta bianca per capire carica il pane, quindi il prodotto finito. Questo invece con la scritta rossa carica tra le varie cose anche questi tre prodotti qua iniziali che sono appunto le farine. Andiamo allora a caricarci la nostra farina, che noi abbiamo già il camioncino pronto. Qua. Vediamo quanto è lungo da caricare, perché solitamente questo camioncino qua è un po' lunghetto a caricare i vari prodotti. Ok, prima farina la sta caricando, ne abbiamo 4000 litri, quindi mi sa che ci toccherà fare due giri. Sì, due giri che credo vi risparmierò. Comunque la farina va scaricata all'interno di questo trigger qua. Eccolo qui, vedete che è un pochettino lungo a scaricare. Comunque teoricamente, non so se riuscite a vederli lì vicino al camino, ci sono dei simbolini che sarebbe la farina, infatti lì dovrebbero comparire un po' alla volta i sacchi di farina, eccoli qua che cominciano a comparire. Quindi io direi, ragazzi, è inutile, diciamo, che vi faccio vedere i sei viaggi che mi serviranno per scaricare il mulino, tanto vi avvicinate ad ogni, diciamo, ad ogni trigger rosso che contiene un tipo di farina diversa. Entrando nel trigger caricate i vari tipi di farina e li venite a scaricare qui. Visto che ho finito, vi faccio vedere giusto per completezza che carica anche quest'altro tipo di farina qua, eccola qua, che sarebbe farina d'orzo in questo caso, scusate, farina di frumento. Bene, ci vediamo dopo quando ho fatto i miei sei viaggi per caricare e trasportare la farina al panificio. Allora ragazzi, eccoci ritornati. Due cose vi volevo dire. Non preoccupatevi per questo sfarfallio che è dovuto solo a un sovrapposizionamento di texture, quindi il programma, ovvero il gioco, non sa se farmi vedere le texture del cemento del mulino o della pavimentazione qui del parcheggio. E quindi mi sfarfalla appunto per questo motivo, ci sono due texture uno sopra l'altra, in base a come mi giro mi fa vedere o una o l'altra. La seconda cosa è che è possibile, infatti mi sembrava troppo strano che ci volesse tutto questo tempo, caricare la farina con questo camion qui, quindi che è il camion che utilizziamo anche per la raccolta di frutta e ortaggi, e sale e zucchero. Con questo camion si carica tutto, compresa anche la farina. Infatti vedete che è abbastanza veloce a caricare, tiene 20.000 litri di farina, quindi la carica tutta in un colpo solo, ed è anche molto molto veloce a scaricare. Infatti adesso vi faccio vedere che in mezzo secondo, tac, eccola qua, scaricata la nostra farina. A questo punto leviamoci dai piedi col nostro camioncino. Dai, che ce la puoi fare, ottimo, e torniamo dal nostro mulino. Come vedete, la farina è stata depositata qui su un lato del mulino. Ovviamente noi ne avevamo solo 4000 litri, ma se voi fate tanta farina i sacchi arriveranno fino praticamente a filo qui dell'alzatina di cemento, quindi arriverà fino a qua i sacchi. Una volta che abbiamo depositato la nostra farina sul nostro panificio, possiamo mandare avanti il tempo. Eccolo qua. E dovrebbe partire la produzione del pane, dovrebbe. No, scusate. Dovrebbe, forse sì. Forse sì, se ci metto acqua, zucchero e sale, se no non parte una beata fava, ragazzi. Allora, senza farvi vedere, diciamo,
come si trasporta sale, zucchero e acqua, che sono cose che sapete già. Mi trasporto appunto sale, zucchero e acqua e andiamo avanti a fare il nostro pane. Allora ragazzi, non volevo far vedere niente, poi mi sono detto se non perdo sti 2 minuti a far vedere il discorso barbabietole e quant'altro, va a finire che chi guarda magari un video per la prima volta, che è la prima volta che guardo un video riguardo questo pack, e poi inizio a chiedermi come ho fatto, come non ho fatto, e mi trovo a dovergli rispondere per messaggio. Quindi facciamo vedere in video tutto quanto in maniera molto molto veloce. Allora, l'acqua la stiamo scaricando all'interno del panificio e va bene così. Mentre l'acqua si scarica, noi andiamo a vedere il discorso sale e zucchero. Allora, detta molto alla svelta, se magari mandiamo avanti anche il tempo, facciamo, può darsi anche che parte la produzione, quindi facciamo passare il tempo. Quindi qui abbiamo 20.000 di sale e di qua dovremmo avere il nostro zucchero, eccolo qua, non so se... Perfetto, quindi abbiamo tutto quanto. Allora, per caricare il sale si va su questo trigger qui rosso. Per produrre sale basta posizionare la fabbrica di sale, diciamo, direttamente nel posto dove, diciamo, meno vi dà fastidio, non serve portare niente e produrrà sale automaticamente. Mentre diciamo che il sale ci basta per ora, non corriamo il rischio di caricare lo zucchero nel rimorchio perché dobbiamo andare a prendere lo zucchero di là. Mentre per fare lo zucchero, scaricate le barbabietole all'interno di questo trigger giallo e poi dove c'è il trigger rosso caricate tutto quanto, ed ecco che stiamo caricando anche lo zucchero. Trovate sempre tutto in categoria mod oggetti posizionabili, sugar factory e salt factory, sarebbe sale e zucchero per capire. Ok, quindi carichiamo anche questo, vediamo quanto ce n'è ancora, ma non dovrebbe essercene tanto. Perfetto. L'ho posizionato qua, porca miseria che sgommata, l'ho posizionato qua così alla brutale vicino in mezzo ai campi, giusto per accorciare un attimo i tempi, per non metterci troppo tempo a fare i viaggi avanti e indietro. Allora, scarichiamo il nostro sale, ok, scarichiamo anche lo zucchero che non so perché non lo scarica. Poi più tempo che ci va a trovare i trigger che scarica. E allora ninetta, dai, su, perfetto. Allora, ci dovremmo essere finalmente. Mettiamo da parte il nostro camioncino perché per chi ha visto i vecchi video è sempre meglio non lasciare, diciamo, i mezzi sui trigger, perché ogni tanto dava dei problemi. Quindi quando abbiamo finito di fare i nostri trasporti, spostiamo tutti i nostri mezzi e siamo più che a posto. Ok, qui non dovrebbe rompere le scatole. A questo punto, mandando avanti, appena riesco ad uscire da qua, mandando avanti il tempo, stavolta la produzione dovrebbe partire, ed eccola qua. Grande richiesta per Pig, va bene, andiamo a giorno. Ed ecco qua il nostro pane prodotto. Teoricamente non dovremmo avere più niente come farine, infatti abbiamo ancora, no, abbiamo ancora un po' di farina, ma abbiamo finito. L'acqua c'è, lo zucchero c'è, il sale c'è, no, non abbiamo più farina, abbiamo solo pane pronto. A questo punto possiamo caricare il pane o con questo camioncino qua, oppure con il camion più grande, così facciamo anche prima. Ovviamente ricordatevi che il discorso è valido per i due tipi di cassone: il cassoncino con la scritta bianca, pane
quindi prodotto lavorato, mentre il cassoncino con la scritta rossa che è quello laggiù carica solo le farine. Ok, qua la farina l'abbiamo caricata. Ora vi faccio vedere che funziona anche l'altro camion, così poi mi vado a fare lo scarico al punto vendita di tutti e tre i prodotti. Voilà, ecco che carichiamo anche il pane. Questo cassone qua ha la caratteristica che assume la colorazione del prodotto che si va, diciamo, a caricare. Ora andiamo al punto vendita per fare lo scarico del primo tipo di pane, poi gli altri due me li faccio dietro le quinte, così accorciamo un secondo e poi facciamo la vendita del prodotto. Ok, ora se il camion si ferma scarichiamo, eccolo qua. Teoricamente dovrebbe comparire il pane a livello grafico qui sul fronte del capanno. In pratica, se non ce n'è abbastanza, graficamente non ve lo fa vedere, ma se guardiamo nel menu F1 dove c'è scritto Riebread, ci sono 2125 litri, quindi il discorso funziona. Boh, mi vado a prendere il pane e ci vediamo tra poco. Benissimo, scaricato i tre tipi di pane. Infatti, se andate a vedere più o meno a metà del menu F1 abbiamo pane di frumento, diciamo 2042, pane con farina d'orzo 2125, pane con farina di mais 2144, il pane con la polenta, per capire. Andiamo a vedere nel menu F1, cioè scusate, nel menu PDA, nella panoramica finanze. Nelle varie entrate non abbiamo niente, è tutto a zero, quindi a questo punto non ci resta che mandare nuovamente avanti il tempo. Avviciniamoci, ci è sparito il menu F1, eccolo qua. Abbiamo venduto tutto quanto, perfetto, quindi vende anche abbastanza in fretta, e abbiamo guadagnato 15.000,777 euro. Quindi quasi 16.000 euro col pane. Considerando quanto poco ne abbiamo fatto, direi che è un buon guadagno. Per questo video direi, ragazzi, che è tutto. Sempre link in descrizione, o se guardate anche gli altri video per quanto riguarda la presentazione, trovate sempre il link, comunque ve lo lascio anche qua sotto. E noi ci vediamo a prestissimo in un prossimo video. Ciao ciao!